taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in one deep. Bentornate in un nuovo video. Allora, oggi testiamo insieme la Just Peachy Matte di Too Faced e quindi facciamo una full face con lei. L'ho presa ieri da Sephora, ho fatto il ritiro in negozio. Io ho già fatto una base molto veloce, ho fatto le sopracciglia con una matita che avevo declaterato, ma che mi sono trovata lì velocemente, ho detto bah, la proviamo, ho dovuto comprare una matita per le sopracciglia. Ho trovato invece che non l'avevo mai provata, invece mi piace, ed è la Pupa 01 Eyebrow Pencil. Ha una mina un pelino dura, ma per me è perfetta, appunto perché mi va a disegnare le sopracciglia, ma giusto per fare una cosa naturale molto veloce ci sta. Come fondo ho utilizzato lui lo Studio Fix, dato che mi sta terminando, vorrei scavarlo ancora di più per utilizzarlo. E come correttore al di sotto ho utilizzato lui, che è il Fit Me numero 20, per coprire le imperfezioni. Giusto, infatti ho una piccola imperfezione qui, ma vabbè, fa niente. Allora, procediamo. Ho intenzione di fare proprio occhi e viso con lei, dato che ha colori anche perfetti, secondo me, per fare un leggero contouring, e in un prossimo video testeremo insieme la White Peach. Allora, confezione veramente preziosa, gioiellino. Vi faccio vedere anche la scatola. Io non butto le scatole mai, sacrilegio. Per fantastica, fantastica, è veramente bellissima. In mano non è poi così pesantissima, è un gioiellino, guardate qua, ha le due peschine per la chiusura ed è calamitata la chiusura, è calamitata, perfetta, bellissima, veramente molto bella. Ma andiamo a testarla. Allora, i colori sono questi, bellissimi, davvero fantastici. Non mi trucco quasi mai totalmente opaca, però usiamo a farlo la prima volta un trucco totalmente matte. Allora, vado a mettere, sapete che io utilizzo lo scotch per essere più precisa, per fare più veloce, perché non voglio stare a ritoccare 650 volte il look. Quindi vado a mettere lo scotch, se a qualcuno dà fastidio, cavoli vostri, lo dico molto spassionatamente. Allora, se sentite il rumore sottofondo, c'è Anthony nel lettino che sta guardando fuori dalla finestra, tipo effetto cagnolino, però vabbè. Allora, utilizzo anche questi pennelli presi da AliExpress a 2 euro, un set da 10, e sono quelli a sirena. Questo è quello angolato e non mi sto trovando per niente male, vi dico la verità, infatti vorrei ordinarne altri. Allora, prendo Peach Punch, che è questo aranciato qui, bellissimo, con l'angolato, e lo metto nella piega dell'occhio. Da come si nota è abbastanza pigmentata, molto pigmentata, dovete stare attente, scuotete il pennello voi se lo state per fare, mi raccomando, perché se no dovete fare come me, dovete sfumare molto. Ho lo specchietto qui sotto, quindi se guardo qui sotto è per questo motivo, vorrei cercare di utilizzare lo specchio della palette. Non ho idea di che trucco farò, però andiamo a vedere. Allora, la palette non è polverosa, io sto notando che non è per niente polverosa, almeno l'unico colore che sto prendendo adesso. In questa palette sono tutti opachi, tranne Peach Sangria, che è un satinato, perché è un opaco con dei mini sbrilluccichini sopra, che però comunque ci può anche stare. Oddio, se volevate una palette totalmente opaca, mi dispiace, ma ce n'è uno solo non opaco, però vabbè, dai, uno solo, che poi è questo qui, eccolo, non è che poi fa così tanta differenza, anzi forse è anche più carino averne uno in questo modo. Allora, prendo questo a punta e prendo Peach Meringue. Ecco, vedi, questo è leggermente polveroso, e vado a sfumare qui sotto. Però l'arancione non è, l'aranciato non è sfarinoso, non sfarina.
La vado a sistemare un attimino la sfumatura. Sì, sta giocando con i giochini, sono tutti questi giochini rumorosi. Hanno una confusione di tutti questi giochini, ha tipo tre nel lettino. Ah, da diventa pazza. Allora, prendo quello pulito e sfumo un pochino. Ok, vado a prendere un pennello angolato. Io ce l'ho leggermente sporchino e forse dovrei pulirlo. Facciamo così, vado a prendere un altro pennello angolato perché quello ho paura che non sia abbastanza. Eccolo. Prendo di questo set, sempre preso su AliExpress, sempre a 2 euro, cioè costano veramente pochissime, sono validissimi, quindi vi consiglio di andare a guardare. Prendiamo appunto Peach Sangria, che è questo, per fare l'angolo esterno. Facciamo la V. Come vedete, la pigmentazione della palette c'è tutta, eh. Davvero tutta quanta. Poi questo pennello angolato è bellissimo perché c'ha la punta, cioè guardate la punta, è proprio una punta rigida che vi aiuta ad andare nella piega, a fare perfettamente la V e a sfumare anche leggermente perché sono anche morbide le setole oltre ad essere fitte, quindi vi aiuta anche allo stesso momento. Io faccio la mia V e sfumo, perdono, ma Anthony quando mi vede truccare fa il casino. Se qualcuno se lo portasse di là non sentiremmo le urlette. Allora vado a sfumare la piega. Si sono portati via Anthony. Allora, stavo sfumando, sfumo l'attaccatura dove ho fatto la mia V, amalgamo tutto col colore precedente in modo da non esserci stacchi e niente. In questo modo è molto carino. Allora, prendo il mio sempre pennello a punta e prendo il colore scuro, Chocolate Dipper, che è questo qua, marrone molto scuro. Allora, a me piace molto utilizzare i colori scuri, soprattutto per enfatizzare l'angolo esterno, soprattutto per dargli una maggior profondità, perché con i colori metallizzati diventa tutto una mappazzone enorme. Invece in una palette io devo avere almeno un paio di colori opachi per creare un look perfetto. Allora, la palette sto notando che non è per niente farinosa, cioè vedete, non ha neanche sfarinato neanche un po', nonostante io abbia comunque utilizzato un paio di colori e continuo a pucciarci. Non è per niente sfarinosa, la pigmentazione vedete che comunque c'è e soprattutto si sfumano veramente molto facilmente. La vado a mettere nell'angolo qua, leggermente, anche di qua. C'ho la V. Vedete, è una maggior profondità e i colori sono veramente bellissimi. Con un pennello da sfumatura più ampio sfumo il tutto. Non sfumo troppo perché comunque voglio che sia marcata la sfumatura scura. Che si veda, sfumo semplicemente con il pennello sempre angolato. Infatti io questo lo tengo sempre a portata di mano perché continuo sempre a sfumare l'angolo in modo da avere una sfumatura bella, bella perfetta, senza troppi stacchi. Vedete, già la sfumatura è veramente perfetta così. Allora, con il pennello invece questo qui da sfumatura, ma tondo, riprendo Peach Meringue per pulire e illuminare l'arcata. Non ho mai fatto look totalmente matte, non mi è mai capitato. Un tocco brillante ce l'ho sempre messo, eh? Però comunque devo dire che non mi dispiace.
Anzi, assolutamente. Come pigmentazione veramente bellissima, la sfumabilità veramente mi piace tanto. Allora, adesso andiamo, io prendo sempre quello a punta e prendo Just Ride, proviamo ad utilizzare un po' tutti i colori per metterlo nell'angolo qui sotto. Faccio fino a metà. Anche dei colori più scuri non sfarina nessuno, devo dire che è abbastanza sorprendente la cosa. Poi vado a prendere sempre Choco Dipper per fare più che altro l'esterno, la parte finale qui. La parte finale qui, per unirla un po' alla mia V. Poi col pennello angolato io sfumo tutto insieme. Non mi è molto facile usare lo specchietto qui sotto, sapete? E prendo Just Peachy, che è quello più chiaro, che è proprio il colore del nome della palette, per amalgamare insieme, per dargli una sfumatina nella parte al di sotto. Questo lo potete fare togliendo anche lo scotch. Giustamente, se utilizzate la tecnica dello scotch come me. Più che altro mi è troppo comoda, perché vedete, la linea viene perfetta e non devo stare a ritoccarla. Molte volte lo faccio anche senza la tecnica dello scotch, perché comunque dipende come sono girata. Al momento dipende come sono girata. Allora, adesso urge mettere un colore al centro della palpebra per terminare il nostro look. E credo che utilizzerò Peaches and Cream, che è questo qui, che è questo appunto color pesca, molto molto chiaro, per tamponarlo e dargli comunque un effetto molto luminoso ma anche fresco. Oddio, se volete potete mettere anche un colore scuro per farlo da sera. Devo sistemare quest'occhio perché noto che qui la sfumatura di Beach Sangria è di più, mentre di qua non c'è molta. Vedete, poi andate bene o male a sistemare il look piano piano mentre lo state facendo. Se siete alle prime armi non vi preoccupate, io ho imparato truccandomi piano piano, scusate, ho sputacchiato, e piano piano ho imparato, non vi preoccupate. Ho preso di nuovo il mio Peach Punch, che devo dire che forse è il mio colore preferito. Allora, io no, non ho la Sweet Peach originale, io ce l'ho fatta da AliExpress, ma urge comprarla, prima o poi la comprerò originale. Per paragonare due colori, ma ho visto un paio di video e direi che non sono per niente simili. Prendo di nuovo il color chiaro per pulire al di sopra la sfumatura, per non dargli una sensazione troppo netta. Devo dire che sono soddisfatta. Prendo ancora un po' di Peaches and Cream per dargli ancora un po' di colore. La sfumo qui. Devo dire che mi piace, mi piace, mi piace. La prendo un pennellino, un altro pennellino a punta, questo è un altro, e prendo Peach Butter da mettere qui. Qui ci sarebbe un tocco di brillantezza, però comunque stiamo usando tutti i colori opachi. Ci sta anche testare qualcosa di nuovo. E quindi questo è il look degli occhi. Allora, mi metto il mascara e arrivo subito per fare un leggero contouring. Eccomi di ritorno. Ho usato come mascara il Better Than Sex di Too Faced, giusto per stare in tema Too Faced. Allora,
andiamo a fare un leggero contouring. Dovevo dirvi una cosa, ma me la sono un po' dimenticata. Ah, ecco, non ho messo la matita nera, anche se comunque ci starebbe mettere una matita nera, giusto perché voglio vedere un pochino così il look com'è. Altra cosa, non ho messo primer, ma io in genere testo sempre prima tutto senza primer per vedere l'effettiva durata senza primer e poi ci metto uso un primer al trucco successivo per vedere la durata con e senza primer. Quindi poi voi comunque potete anche metterlo, anche perché il primer tende a far attaccare di più l'ombretto e soprattutto se usate un primer bianco tende ad enfatizzare i colori, ad essere più wow. Allora, utilizzo Just Peach, no, Peach Tea, scusate, questo che è un marroncino sul nocciolino. Da usarlo come effetto contouring, anche perché io sono cadaverina. Questo è un tono un po' caldo, io ci vedo una piccola punta fredda, però per me è perfetto. Giusto se dite, cavoli, non voglio portarmi 650 cose, voglio prontarmi un prodotto soltanto, vi portate lei e potete fare forse il tutto se siete un pochino cadaverine come me, o se no, se comunque prendete un paio di colori, li mixate insieme. Molte volte noi ci dimentichiamo che prima si usava mixare i colori. Non per ne avevano 500 cose, tipo blush, terra, illuminante. Con una palettina loro ci facevano tutto. E ci dimentichiamo effettivamente che possiamo fare anche noi così. Quindi, vado a fare lo stesso anch'io. Allora, giusto, vedete, dargli un effetto. Three dimension. Scusate. Sì, è meglio. Ho dimenticato di accendere la lucetta dopo che ho spostato Anthony. Direi che così è meglio, si vede molto. Allora, come blush. Come non dover mettere Pinch Punch. Peach Punch. Giustamente, essendo un ombretto veramente piccolo, ci vorrebbe un pennello piccolo piccolo. Ah, si era scaricata, ecco, non è che avevo dimenticato di spegnerla, di accenderla. Mi raccomando, essendo un ombretto è veramente molto pigmentato, quindi andiamo a sfumare. Ma se vogliamo utilizzare una palette per tutto, cioè io adoro utilizzare le palette in vari modi. In una cosa che ci vedo sempre più utilizzi ed è perfetta. Cioè, questi colori qua sono bellissimi. Poi sono anche colori da utilizzare anche quelli più scuri come blush, perché comunque ci sono cioè il Peach Sangria, che ci sono blush di quel tipo. Che poi da videocamera sembra più aranciato quello lì, invece non è poi così aranciato Peach Punch, è un aranciato con punte rosate, quindi non è proprio un corallo scuro. Assolutamente, è un pochino più sul rosato, è veramente molto bello, è il colore di questa primavera, veramente fantastico, lo utilizzerò tantissimo. Allora, se voi dite, cavoli, voglio andarla a schiarire, prendo il primo colore che è Peach Merengue e lo mettete sotto per dargli ancora un effetto stacco netto, oppure avete messo troppo blush? Prendete il pennello del fondo e ce l'ho passato un po' sopra per andare ad attenuare l'effetto. A questo punto, qui c'era di più. Meglio. Io sono chiara, non devo metterne perché sennò non si vedrebbe niente. Assolutamente. A questo punto però, qui dentro non c'è nessun color illuminante, quindi vado a prendere il mio illuminante. E vediamo un pochino come è il tutto. Allora, uso questo che è una mini taglia di Candlelight che mi ha regalato una ragazza quando ho preso una palette, che è lui. Prendo con un pennellino piccolino, utilizziamo tutti i prodotti Too Faced giusto per essere coerente.
E ce lo mettiamo sullo zigomo. È un illuminante abbastanza discreto, ma se lo stratificate ci si vede. Assolutamente, bellissimo. Bene, allora metto la tinta. Come tinta uso questa di Maybelline, che è la numero 05, che ho comprato da poco, ma è un tono naturale ed è perfetto. Così da farvi vedere bene male. Vedete, alla fine la stesura è abbastanza veloce. Voi potete metterci un altro tipo di colore, comunque questo è tono su tono. Per me. Invece voi potete comunque utilizzare un colore più scuro, andarlo a scurire con un altro colore. Io utilizzo questo pennello per sfumare gli angoli o al di sotto per pulire il contorno labbra, perché molte volte esce. O per fare un effetto più lampo. E quindi il look che ho creato io oggi con la Just Peachy Matte è questo. Spero vi piaccia. Allora, in sostanza, parlando della palette, gli ombretti non sono per niente polverosi, difatti potete vedere dopo aver utilizzato la palette è praticamente pulita. Cioè, guardate, è praticamente pulita. Non c'è neanche un briciolo di polvere caduta. La sfumatura è fantastica, si sfumano veramente molto bene, si lavorano perfettamente. Non serve troppo lavorarli, perché comunque vedete già la sfumatura è perfetta. La durata andiamo a vedere poi durante il giorno com'è la durata, vi farò sapere poi su Instagram. Mi raccomando, io sono Dreams with Makeup, venitemi a seguire, vi dirò poi la durata della palette com'è, e comunque all'inizio poi del video della White Peach vi dirò poi anche quant'è la durata senza primer, che li sto utilizzando senza primer. Anche da utilizzare come blush devo dire che top, anche come terra devo dire che ci sta, non è male, anche se un pelino più fredda per scolpire mi piace di più, ma volevo utilizzare un'unica palette per una full face, devo dire che comunque non mi dispiace. Come look totalmente opaco devo dire che mi piace, mi è venuto molto abbastanza bene per i miei canoni. Dovevo forse scurire di più l'angolo esterno, ma non volevo fare. Scusatemi, non ci singhiozzo, non volevo fare una cosa troppo scura. Devo dire che è un look che potete portare tutto il giorno. Richiamiamo la primavera perché costa neve veramente. Devo dire che mi piace. Suppongo che sia una palette che sfrutterò veramente tantissimo per questa primavera estate, perché ha questi toni, io adoro poi i toni aranciati in questo modo. Allora, ripeto, voi la vedete in videocamera più aranciata, ma dal vivo è un pelino più rosato, eh? Non è proprio così aranciato. Almeno io dall'anteprima la vedo più rosata. Cioè, dall'anteprima lì che vedo che voi la vedete più arancione. In realtà è più rosata, e mi raccomando, è veramente molto bella come palette e veramente ne vale. Io poi l'ho presa con lo sconto del 20 e anche il pack è veramente una chicca anche da collezione. Che poi a me la parola collezione non piace, perché sembra che le palette le tieni lì e non le utilizzi, mentre è un peccato non le utilizzare, bisogna sfruttare le palette che abbiamo. Sono veramente molto belle, quindi questa è la mia proposta per la Just Peachy Matte, almeno una delle tante. Spero che il look vi sia piaciuto, mi raccomando, seguitemi, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e stay tuned per vedere il video con l'altra palette, che è la White Peach. Quindi mi raccomando, seguite, continuate a seguire il canale per vedere l'altro
altro video tutorial. Io vi ringrazio di aver visto questo video e vi mando un enorme bacio. Ciao, Feris!